Siamo con Federica Manzoli, parliamo sempre di progetto Gioconda, parliamo di giovani, ambiente, parliamo di scuole. Ecco, vogliamo raccontare un po' l'esperienza sul campo, l'esperienza che tu stai facendo qua nell'ambito scolastico di Ravenna e all'interno di questo progetto. Puoi raccontarci qualche aneddoto, come sta andando, insomma, come funziona? Certo, Ravenna, allora parte dal presupposto che si fa un intervento consistente in 8 scuole italiane, essendo la fascia di età che noi teniamo in considerazione 11-17 anni, lavoriamo con le scuole medie e le scuole superiori. E una parte del lavoro che io seguo personalmente è proprio quella a Ravenna. Cosa facciamo nelle scuole di Ravenna? Un percorso che dura un anno scolastico intero e anzi si proietta all'inizio dell'anno scolastico successivo, per fare un'operazione che per noi è molto complessa, ma è proprio la sfida del progetto, cioè di incrociare qual è la percezione che noi ricaviamo lavorando con i ragazzi e le ragazze del progetto, che apro una parentesi, sono del liceo scientifico Oriani e della scuola media Mameli di Marina di Ravenna, quindi queste sono le due scuole dove in questo momento stiamo lavorando per settare la metodologia del progetto e poi portarla in giro, speriamo per l'Italia e anche per l'Europa. E con questi ragazzi facciamo degli interventi in classe per proprio sollecitare la loro risposta rispetto ai problemi che legano l'ambiente alla salute. Nel farlo abbiamo tutto, come dicevo, un percorso che è partito prima delle vacanze natalizie l'anno scorso, è arrivato adesso all'ultimo passaggio, che è proprio questo di fare i conti con l'ambiente qua in questo Palazzo Rasponi, e continuerà anche all'inizio dell'anno scolastico nuovo. Che cosa vogliamo? Noi vogliamo che i giovani ci restituiscano le loro opinioni a riguardo dei problemi che loro, come per la loro esperienza, per la loro competenza, nelle loro famiglie, nella scuola, fra il gruppo dei pari, fanno rispetto a questi problemi. E noi ci occuperemo di restituire tutta la parte scientifica che facciamo con loro, che è passata attraverso un questionario, che è passata attraverso degli incontri interattivi, riassumiamo i risultati facendoci sempre aiutare da loro, e poi li porteremo in un evento che sarà organizzato a novembre di quest'anno, dove noi l'abbiamo chiamato Engagement Event, dove i decisori politici della città e tutti i portatori di interesse attorno al tema salute e ambiente saranno invitati ad ascoltare le raccomandazioni prodotte dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze di Gioconda. Grazie a Federica Manzoli, progetto Gioconda, a fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015. Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015, siamo con Guido Guerrieri del Comune di Ravenna e questa mattina il tema è i giovani e l'ambiente, ma soprattutto i giovani nell'ambito delle decisioni collegate alle tematiche ambientali così importanti, difficili, a volte intricate. Come sarà il percorso che vi coinvolgerà come Comune di Ravenna, no? in questa iniziativa che noi riteniamo veramente interessante, intrigante? Sì, beh, noi siamo coinvolti molto profondamente per quanto riguarda fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015, dove raccogliamo molte iniziative. Oggi in particolare ci focalizziamo su questo progetto LIFE europeo, che ci ha procurato un certo entusiasmo, a cui abbiamo aderito con molto piacere, che riguarda il coinvolgimento dei giovani nelle decisioni sull'ambiente, quindi un coinvolgimento, una responsabilizzazione dei giovani, fatto con due istituti, uno superiore e uno delle medie, portando i giovani a confrontarsi e a rapportarsi con quello che è la realtà ambientale, quindi dei monitoraggi in termini di qualità dell'aria e rumore, e la loro percezione di questo rischio, quindi capire quanto loro sono coscienti dei rischi ambientali che li circondano e anche quanto loro sono disposti a spendere, a quanto possono mettersi in gioco per affrontare questi temi. Grazie a Guido Guerrieri, fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015.